Onorevole, tra poco siamo chiamati a votare. Se lei dovesse riassumere il suo programma in 5 punti, cosa direbbe all'elettore e all'elettrice? Innanzitutto mi voglio presentare, mi chiamo Giovanna Palma e sono candidata al Senato della Repubblica Italiana nel collegio di Giugliano, Pozzuoli e Ischia. Per Pozzuoli si intendono tutti i comuni del circondario, quindi Procida, Monte di Procida, Bacoli, e mentre invece per Giugliano sono tutti i comuni limitrofi al comune di Giugliano, quindi Marano, Mugnano, Calvizzano, Milito, Casandrino, Sant'Antimo. Sicuramente qualcuno ne ho perso, non me ne vogliate, insomma io li ho imparati a memoria, ma li conosco bene tutti nella mia testa e nella mente, perché c'è una grande comunità, quella del Partito Democratico, che mi sosterrà in questa corsa importante al Senato della Repubblica Italiana. Io voglio dire una cosa sin da subito: io sono un parlamentare uscente, mi sono occupata dei temi legati all'agricoltura proprio per dare una mano al territorio in un momento difficile che abbiamo vissuto e che per fortuna ci portiamo alle spalle, perché vorrei dire con il massimo della sincerità che i nostri prodotti sono i più sani in assoluto, sono i più controllati e che dobbiamo smetterla di piangerci addosso, perché noi, soprattutto l'agricoltura, ha registrato in questi anni un segno in più da sempre. Per quanto concerne invece questa nuova grande esperienza che mi aspetta, vorrei dire che questa legge elettorale, che è cambiata rispetto a quella precedente, consente per la prima volta a voi cittadini di poter scegliere il candidato, di sapere chi andate a votare, di trovare quel nome scritto con nome e cognome sulla scheda elettorale. Ebbene, io non sono un'intrusa, non sono un'imbucata, ma sono di Giugliano, faccio l'avvocato, ho 2 splendidi figli, anche un cane meraviglioso, devo dire. La mia politica, la politica per me è sempre stata una grande passione e mi voglio impegnare, perché questa volta lo posso dire con una, come dire, ad alta voce, per il territorio. Penso alla Finmeccanica, penso alle bellezze del nostro territorio. Penso che questa volta il mio voto sarà sentito con maggiore incisione al governo, perché non sono più il parlamentare solo di quel partito, io non sono più una nominata, ma sono stata scelta dai miei concittadini. Quindi io mi candido ad essere, prima ancora di senatore della Repubblica Italiana, io voglio essere la senatrice dei Campi Flegrei.